Nel sud ci c'è molta gente che prende il reddito di cittadinanza. Non si poteva pensare a una conversione di queste persone e farle lavorare perché prendono il reddito perché non hanno di che campare. Allora, in questi mesi di esigenza, siccome raccogliere la frutta sa fare chiunque, perché uno gli dice dove vedi un arancio la devi staccare e mettere dentro, penso che lo capisca chiunque, anche uno che prende il reddito di cittadinanza. Quindi voglio dire, non è, appena che uno non sia malato, che lo prenda e allora non può lavorare, benissimo. A meno che non abbia problemi lui di invalidità di vario tipo, eccetera, tutti gli altri potrebbero essere trasferiti tranquillamente a cogliere la frutta, no? Perché non si è pensato a una cosa del genere? Carofalo, che ne dice lei? No, dico che la gente non si può deportare, non è questa la funzione del reddito di cittadinanza. Che la questione riguarda il lavoro regolare e il lavoro irregolare, questo riguarda gli italiani e gli stranieri, perché quando lavori a nero e quando lavori in condizioni di ipersfruttamento ovviamente si creano delle condizioni di illegalità. Io non sono d'accordo con Faraone e con Morelli in questa difesa sperticata degli imprenditori, perché evidentemente se c'è tanto lavoro nero in Italia, in particolare in Sud Italia, evidentemente c'è qualcuno che di questo lavoro nero approfitterà, e certamente non sono i lavoratori, sono gli erogatori del lavoro nero, quindi gli imprenditori. Vanno perseguiti, vanno però, controllati, ispettorati. Guarda che io ho parlato di schiavismo. Fate finire. Prego. Vada avanti, guardi, lei vada avanti. Allora, se lei vuole sapere la mia soluzione diretta, venga lei con me, io l'accompagno, andiamo a raccogliere noi queste arance, che sicuramente fa una cosa più utile di quella che sta facendo fino adesso. Detto questo, se mi vuole far finire, vuole essere educato, bene. Complimenti, vada a raccogliere le arance. Inizi lei. Problema, facciamo finire. È l'ultimo dei miei problemi. Detto questo, ma non ha capito un tubo, scusi signora, ma io ho detto che li schiavizzano. Morelli, la faccia finire. Vabbè, ma non ha capito. Finisca, scusi. E sta calmino, perché sennò se un'altra volta la camomilla, questo e quell'altro, veramente meglio che le va a zappare i campi, che tra l'altro è un lavoro onorevole piuttosto che andare figure, a prendere la agraria. Gente. Detto, detto questo, il problema è fare i controlli sul lavoro nero. Dopodiché è un'evidenza talmente chiara che soltanto chi è in cattiva fede può pensare che non ci sia una differenza tra avere o no i documenti. E tra l'altro tra regolarizzazione e cittadinanza c'è una differenza, quindi quello che ho sentito prima è una bestialità incredibile, perché è evidente che se io non ho i documenti sono più ricattabile e dunque più sfruttabile e posso finire nelle maglie delle organizzazioni criminali o di imprenditori senza scrupoli. Spesso questi due fenomeni, soprattutto al sud, coincidono. Lo dico da persona del sud. Se posso chiudere soltanto su una questione sta... Io la conosco molto bene, non so quanti di questi signori siano stati a San Ferdinando, io ci sono stata. Anch'io. La baraccopoli di San Ferdinando è uno scandalo, ed è uno scandalo che va avanti da anni, per cui i soldi dei contribuenti sono stati spesi, perché per l'ultimo sgombero è stato speso 1 milione di euro. Se questo 1 milione di euro fosse stato investito in soluzioni abitative per gli italiani e per gli stranieri, sicuramente avremmo fatto un buon servizio. Ma siccome l'unico problema è farsi propaganda e farsi pubblicità, è più bello andare là con le ruspe e sgomberare, sapendo benissimo che dopo poco la baraccopoli, non essendoci alternative abitative, si ricostruirà, e buttando nella spazzatura 1 milione di euro che sono anche delle mie tasse, oltre che delle tasse di tanti cittadini italiani. Questa per me è la vergogna. Grazie a Viola Carofalo. Io voglio sentire cosa ne pensa Viola Carofalo di questa storia. Sì, no, io sono preoccupata sia per la Madonna di Medjugorje che è scappata, speriamo che torni. Detto questo, non si può che apprezzare l'intelligenza e la furbizia di Salvini, che come sempre riesce a cavalcare la destra più retriva di questo paese, così come ha fatto sul congresso delle famiglie di Verona l'anno scorso. A me sembra surreale che in un momento nel quale noi abbiamo famiglie in difficoltà, per esempio perché hanno i bambini a casa, perché le scuole giustamente sono chiuse, perché non si può garantire diciamo il non contagio del personale degli studenti, si stia parlando di questo. Per quanto mi riguarda, siamo un paese laico, io rispetto la fede di tutti, ma mi sembra che la questione della sospensione delle funzioni liturgiche debba, non possa, ma debba essere l'ultimo dei nostri pensieri. E mi colpisce, mi lasci dire, che una persona di fede, una persona di chiesa, un prelato, stia qui a fare i complimenti a un uomo politico, peraltro pluridivorziato, ma sulla coerenza, come dire, poi sarebbe tutto un altro discorso da fare, perché credo che non faccio pubblicità, non faccio pubblicità, non faccio pubblicità è vergognosa che la chiesa non faccia spot
è che i politici non si approfittino della buona fede di chi ha veramente fede, che in questo momento, se vuole, piuttosto che andare a cerimonie liturgiche che mettono in pericolo tutti, potrebbero investire in attività di volontariato che sono consentite anche dai decreti e aiutare chi sta letteralmente in difficoltà e morendo di fame. Okay. Mi sembrerebbe molto più cristiano questo che allora, stare lì a discutere di eucaristia Don Patrizio, quando anche la CEI ci ha detto che va bene così. Don Patrizio e poi Paolo Brogio, prego. Non faccio nessuna pubblicità a Salvini, plaudo a ciò che lui ha detto per un semplice motivo. La stessa cosa, perché guardi, l'articolo 2 è un po' confuso. L'articolo 2 del concordato parla chiaro. L'articolo 2 del concordato parla chiaro ed una nota del ministero dice che le chiese possono essere anche il decreto dei vescovi italiani parla chiaro la responsabilità. Come dice un mio amico magistrato, noi abbiamo messo sullo stesso piano un pacchetto di sigarette e il Santissimo che è dietro alle mie spalle, indegnamente. Messaggio cristiano vero e vada ad aiutare gli ultimi invece di pensare a queste cretinate. Vi faccio vedere. Questo lo faccio e non lo devo dire a lei. Io questo lo faccio tutti i giorni e non lo devo dire a lei. Prima di andare da Paolo Brogio, il mio atteggiamento qual è verso gli ultimi?